Lui aveva una speranza, era rimasto male come tutti noi quando l'Arezzo purtroppo 5 anni fa non si iscrisse al campionato nel 2010 e lui viveva proprio come un dispiacere enorme che l'Arezzo non riuscisse a tornare fra i professionisti. Quando è tornato fra i professionisti, lui mi disse una volta perché praticamente lui si è ammalato nel 2012, poi ha vissuto insomma con grande dignità questa malattia per alcuni anni, poi purtroppo c'è stata la ricaduta che ha portato alla scomparsa anche troppo, francamente più velocemente di come ci si potesse aspettare. E lui il suo sogno appunto era di rivedere almeno l'Arezzo fra i professionisti ed era contento che l'Arezzo non solo era tornato fra i professionisti ma l'ha fatto con dignità perché l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato. Quest'anno è partito più che dignitosamente, fra alti e bassi, ma insomma tanti, tanti problemi. E l'ultima cosa, tra l'altro, che un po' mi emoziona un po' dirla questa cosa, perché lui quando si è accorto che non aveva più speranza, lui dice, il mio sogno sarebbe di rivedere l'Arezzo in Serie B una volta. Purtroppo non l'ha potuto vedere, ma io sono convinto, conoscendo Ezio Capuano, che farà di tutto un giorno per questa cosa. Grazie. Per voi l'Arezzo è una famiglia e non vedere più in quella sedia lui, forse qualcuno pensa che sia una frase di circostanza, no? Il percorso dell'Arezzo è ogni giorno, è ogni mia conferenza stampa, vedere quel posto vuoto. Vi dico anche qualche altra cosa, quando sapevo che egli oramai stesse per morire, purtroppo, magari sono stato anche non cortese con qualcuno di voi, ma qualche volta l'ho telefonato, gli ho dato una notizia che ad altri non davo, proprio per il valore dell'uomo e non per un fatto diverso. Sono molto emozionato, l'ho conosciuto in un anno e mezzo, gli ero e gli sono molto affezionato. Scusatemi di questo. Prego.